Ben ritrovati amici di Stai con me. Oggi avremo con noi l'avvocato Massimiliano Duro Coroni e parleremo di malasanità e responsabilità medica. Allora, benvenuto avvocato. Grazie. Abbiamo parecchi telespettatori che hanno scritto nel chiederci consigli di cosa fare in caso di malasanità. Le faccio un esempio: una ragazza si è operata al seno dal chirurgo estetico e le hanno rovinato completamente, purtroppo, il seno e non sa come fare. Allora, questo è un argomento attualissimo, un argomento che interessa purtroppo tante tante persone. Vuoi perché vi è più consapevolezza rispetto a un tempo di quelli che sono i propri diritti e quindi vi è una ricerca sempre maggiore di conoscenza. Certo. E poi perché purtroppo anche a livello sanitario, soprattutto nei pronto soccorsi dove ci sono tanti specializzandi, purtroppo vengono commessi appunto degli errori. Gli errori possono essere ad ampio raggio e possono essere errori come quelli che sono accaduti a questa ragazza nel rifarsi il seno, piuttosto che errori nei vari reparti e quindi a certo, livello ne neurologico, sentiamo dire tanti. Piuttosto che operazioni di qualunque natura, quindi non lo so, anche a livello di prevenzione, tumori al seno, ipotesi che non vengono diagnosticati per tempo oppure vengono diagnosticati in ritardo, insomma ci sono veramente un'ampia schiera di situazioni che possono portare a una responsabilità medica. C'è una nuova legge, avvocato, vero? C'è una nuova legge, una legge del 2017, la numero 24, che è entrata in vigore dal 1 aprile del 2017, che ha modificato quello che è lo scenario. In precedenza le linee guida ci davano una situazione che era un po' frammentaria e con una giurisprudenza che non era proprio univoca. Questa legge, la Gelli Bianco del 2017, sta cercando di dare maggiore chiarezza. In che senso? Intanto diciamo che nel momento in cui una persona si trova davanti a un intervento errato oppure a una diagnosi non corretta. Poi ci sono anche i casi di morte, purtroppo, che sono ancora più sono gravi. Ci sono purtroppo anche casi di morte e vengono comunque trattati alla stregua di quelli con un impatto minore, perché da un punto di vista giuridico diciamo che l'iter rimane lo stesso. Quindi, in primo luogo, quando ci si sottopone a qualunque tipo di intervento o ci si deve sottoporre a qualunque tipo di intervento, la prima cosa, il paziente deve essere informato in maniera ampia e in maniera molto precisa. Su tutti i rischi? Su tutti i rischi e dovrà indicare e dovrà sottoscrivere quello che viene chiamato il consenso informato e deve avere la possibilità in qualunque momento di decidere di interrompere l'operazione che aveva deciso di realizzare o comunque il percorso che doveva fare insieme alla struttura. Un altro elemento molto importante che è stato introdotto è quello della responsabilità della struttura, la responsabilità del medico e la responsabilità della compagnia assicurativa con cui la struttura sanitaria deve essere obbligatoriamente assicurata. E vi è una responsabilità diretta da parte dell'assicurazione. Quindi nel momento in cui io ritengo di aver subito un danno perché vi è stata un'operazione che non è stata portata avanti in maniera corretta, mi devo rivolgere anche alla compagnia assicurativa e questo evidentemente è una tutela maggiore. Certo, questo è importante anche per i nostri. Un altro aspetto, senza entrare troppo nei tecnicismi, è il fatto che la casa di cura ha una responsabilità di tipo contrattuale. Ah, contrattuale. Il medico invece avrà una responsabilità di tipo extracontrattuale. L'aspetto importante della responsabilità contrattuale. Ecco, sì, spieghiamo la differenza. Certo, è la circostanza per cui intanto abbiamo 10 anni per chiedere il risarcimento, quindi un arco temporale abbastanza lungo, vasto, direi. E parlando di prescrizione, chiaramente se io mando una lettera nei 10 anni, poi mi ripartono nuovamente altri 10 anni, quindi è un tempo abbondante per far valere i propri diritti. E poi il soggetto deve lamentare di aver subito un danno, non deve dare tutta una serie di prove che invece ci vogliono nella responsabilità extracontrattuale,
diciamo che il paziente, il danneggiato, è in una posizione più comoda, deve dare atto di aver avuto un rapporto con la struttura. Infatti proprio riguardo a questo le volevo chiedere come si determina poi un danno, no? Allora, nel momento in cui diciamo il nostro stato di salute non è quello che ci aspettavamo, certo, è necessario in primo luogo richiedere la cartella clinica, che tra l'altro deve essere data in tempi molto rapidi, e dopodiché ci si deve rivolgere e a un medico legale e a un avvocato. Il lavoro essenziale all'inizio della pratica dovrà essere fatto dal medico legale, il quale dovrà verificare se i protocolli, le linee guida e l'esito dell'operazione sono stati corretti. Ma il medico legale chi lo sceglie? Il medico legale può sceglierlo il paziente. Il paziente direttamente. Oppure può essere il legale che magari collabora con dei medici legali che si rivolgerà al medico legale. Altro aspetto fondamentale è che poi ci dovrà essere un esperto del settore. Quindi faccio un esempio, se parliamo della ragazza che ha avuto questo problema al seno, il medico legale dovrà fare intervenire sicuramente un esperto in chirurgia estetica, il quale dovrà coadiuvarlo per avere poi un elaborato che consenta di dire sì, c'è una responsabilità da parte del medico, della struttura e a cascata poi anche della compagnia assicurazione che dovrà risarcire, oppure dire no, guarda, è stato fatto tutto in maniera corretta, per cui non c'è nessuna responsabilità. Anche se penso che comunque se il problema è evidente, come nel caso della ragazza, perché ci ha detto che insomma è stato ridotto. Questo è un caso in cui l'evidenza è tanta e tale da diciamo dare quasi per scontato, certo, che ci sia una responsabilità. Ci sono tante situazioni in cui invece ci si aspetta che il risultato sia di un certo tipo, in realtà poi è di un altro e quindi si pone il dubbio. Ricordiamo che quella dei medici è un'obbligazione non di risultato ma di mezzi, quindi quando io vado da un medico, salvo il caso magari della chirurgia estetica che è un po' particolare, però quando vado da un medico essenzialmente non posso avere la garanzia del risultato, perché il medico deve seguire delle linee che sono previste e cercare con la sua competenza e la sua professionalità di raggiungere un risultato che per vari motivi però potrebbe anche non arrivare. Sì. Quindi poi si pone lì la necessità di affidarsi a un medico legale che ci dovrà dire se il lavoro è stato svolto in maniera corretta o meno. Quali possono essere gli errori del medico? Può esserci una negligenza, ci può essere un'imperizia, possono essere varie le situazioni. Purtroppo non dimentichiamo che insomma siamo umani e sono umani anche loro e assolutamente, però non ci dovrebbe essere, però purtroppo quando sbaglia un medico va a incidere sulla salute di una persona. Infatti. E quindi tutto sommato è anche corretto che questa persona si trovi nella condizione di essere giustamente risarcita. Come si determina poi questo danno? È anche opportuno in questo caso evidenziare una situazione che si crea spesso. Alle volte si interviene quando c'è comunque un problema preesistente. Faccio un esempio, una persona che ha un problema a un'anca, un problema che viene da lontano, decide di risolvere il problema, viene sottoposto a un intervento e questo intervento ha un esito infausto. Quindi già prima di sottoporsi all'operazione questa persona aveva probabilmente un'invalidità che con l'operazione non è stata risolta ma addirittura si è aggravata. Però in questi casi il medico dovrà dire pure al paziente, no? Quanta percentuale ha di guarigione, sì, o di risolvere il problema. Assolutamente sì. L'aspetto però che dobbiamo cogliere, dobbiamo tenere presente è che intanto il medico deve spiegare quella che è l'operazione, quello che è il decorso, quella che è la terapia che dovrà essere seguita. Il problema nasce nel momento in cui non viene realizzata correttamente l'operazione perché non vengono seguite le linee guida per quel tipo di operazione. Quindi che dovrebbe, se è un problema all'anca, vengo per risolverlo e addirittura mi ritrovo in una situazione peggiore rispetto a quella di partenza, avrò quello che viene chiamato il danno iatrogeno e quindi l'aggravarsi della mia situazione. Quindi se per ipotesi avevo un
una percentuale di invalidità del 13%, dopo l'operazione magari mi trovo con un'invalidità del 16%, quindi ci sono 3 punti di invalidità in più, che si badi bene, non devono essere risarciti come 3 punti, ma devono essere risarciti come 3 punti che vanno dal 13 al 16, il che significa in maniera molto semplicistica una quantificazione del danno molto molto maggiore, certo, perché i primi punti di invalidità secondo le tabelle hanno una forma risarcitoria contenuta. Il calcolo invece di 3 punti di invalidità su una scala più alta hanno un aumento esponenziale. No. Senta, e per quanto riguarda gli aspetti assicurativi? Allora, per quanto riguarda gli aspetti assicurativi, appunto, tutte le strutture devono avere una compagnia assicurativa e tra l'altro dovrebbero pubblicizzarla. E la compagnia assicurativa, insieme alla struttura e insieme al medico, dovranno partecipare al giudizio. Veniamo un attimo a questo. Nel momento in cui effettivamente ho una perizia medico-legale che mi dice sì, vi è responsabilità, l'avvocato invierà una richiesta danni, una richiesta risarcitoria, dopodiché prenderà contatto, certo, con ogni evidenza con la compagnia assicurativa, la quale farà valutare al proprio medico legale la posizione e dirà c'è responsabilità, non c'è o responsabilità. Meno. Un'ultima domanda però, avvocato, i tempi sono lunghi, cioè cosa si devono aspettare i nostri spettatori? Allora, i tempi prima della riforma erano lunghi, ora diciamo sono più brevi, più contenuti, perché vi è la possibilità di andare o in mediazione in un primo momento oppure fare un ATP, un accertamento tecnico preventivo, al cui esito spesso si riescono a definire queste pratiche. Quindi è una forma, l'ATP, intermedia tra un giudizio e una fase stragiudiziale, dove c'è comunque un medico che viene incaricato dal presidente del tribunale, il quale ci dirà se vi è responsabilità o meno e cercherà anche di trovare una soluzione. Se la soluzione poi non si trova, lo snodo sarà quello della causa davanti, certo, al tribunale. Io la ringrazio, avvocato, e spero di rivederla presto nel nostro salotto di Stai con me. Buon proseguimento.